negoziazione. Noi negoziamo dalla mattina alla sera, non ci rendiamo neanche conto. E tra l'altro credo che la maggior parte delle persone sono ottimi negoziatori. Lo siamo tutti ottimi negoziatori finché il nostro partner negoziato dice sì. Il problema è quando il nostro partner dice no. Lì cosa facciamo? E ovviamente da questo punto partono quello che io chiamo in gergo emboli e rischiamo di dire delle cose o addirittura fare delle cose di cui poi ci pentiamo, ma ormai l'abbiamo già detto o l'abbiamo già fatto. Ed è una delle cose che cerco di condividere quando faccio le attività cosiddette di formazione, un percorso formativo con le consulenze di direzione. Cerco di dare degli strumenti alle persone di evitare che li parta l'embolo o di dire delle cose di cui possono anche pentirci dopo. Perché c'è una cosa fondamentale nella negoziazione, che quando perdiamo le staff, che è dovuto a uno stress, specialmente le persone che gestiscono risorse, ma risorse si intende da tutti i punti di vista, risorse economiche, risorse in termini di tempo, risorse in termini di efforts, di sforzi, di impegno. La cosa più importante, e spesso dimentichiamo, le risorse emotive. Quanto costa essere arrabbiato? Quanto costa non riuscire a dormire di notte? In euro, sì, e che valore hanno riuscire a dormire di notte? Quindi quello che le persone quando perdono l'equilibrio, perdono il staff o gli parte l'embolo, si dimenticano che c'è quella cosa lì molto importante per noi negoziatori, the day after, il giorno dopo. Quali sono le conseguenze del giorno dopo aver detto o fatto cose di cui poi ci pentiamo?